Oggi faccio lumaconi fritti con besciamella di formaggi vari gratinati al forno. Ho una voglia proprio di lumaconi fritti. Vediamo gli ingredienti. Dei meravigliosi lumaconi del pastificio Giuseppe Afeltra di Gragnano. Vaiù, una grandezza, una meraviglia. Per la besciamella, un cucchiaio di farina, un cucchiaio di strutto, un po' di formaggi vari, provolone, poi c'è un pochettino di pecorino e un po' di parmigiano, ovviamente del latte. I lumaconi li cuocerò in dell'acqua nella quale metterò della paprika. Questa è paprika dolce e piccante. Un cucchiaio. Friggerò in dell'ottimo olio d'oliva toscano. E ora possiamo anche iniziare. Io la chiamo besciamella, ma in realtà è una sorta di crema di formaggi, un misto, nel senso che è abbastanza morbida. Allora ho preso un cucchiaino di sugna al posto del burro, preferisco la sugna. Dà più carattere, più sostanza e più personalità a questo tipo di salsa. È una salsa. Appena lo strutto si è sciolto, o quasi, aggiungo la farina e quindi preparo questo roux molto molto veloce, vedete? Molto molto morbido. Oh, che bello. Dopodiché aggiungo un po' alla volta un po' di latte. E quando il latte sobbolle, il formaggio. I formaggi sono vari, ho detto, eh? E lascio che il formaggio si amalgami perfettamente. Vedete che già in realtà la densità è quasi quella giusta. Lascio sciogliere appena appena un po', eh? Ripeto, è una crema, eh? Una bechamel crema. Anche perché si chiama salsa besciamella. Ecco qua, direi che è pronta. Questo ci servirà per riempire i lumaconi. Quindi la nostra salsetta è pronta e spegniamo. Avete visto? Cioè, proprio questa è la consistenza. E ora cuociamo i lumaconi. L'acqua bolliva, ho salato e ho aggiunto la nostra paprika. La paprika darà un po' di profumo, di aroma. Del tutto particolare, paprika dolce e paprika piccante, quindi anche un po' di piccantezza. Infatti il liquido ora si è colorato di rosso marroncino e visto che bolle, calo i lumaconi. Ho fatto in modo che la cottura non sia fatta a fiamma troppo vivace, quindi sto abbassando la fiamma. Per evitare che i lumaconi perdano la loro forma, eh? A me piace lo tenere integri. Per la panatura ho messo un po' di pangrattato, un po' di paprika dolce piccante e un po' di peperoncino sbriciolato, ma pochissimo, eh? E ora prendete il vostro lumacone e lo mettete nella panatura, ma appena appena, vedete? Io l'appoggio appena, quindi niente uovo. E lo mettete in un piatto. Fate questa operazione per tutti i lumaconi. Se il lumacone è bello umido ancora, tutta la panatura aderirà perfettamente al lumacone. Ed eccoli pronti. Ora vanno fritti. Ora portate l'olio a temperatura e adagiate dentro i lumaconi.
ne friggete un paio alla volta, con assoluta calma. Oh, queste devono stare dentro e fuori, devono soltanto scottarsi. Ecco, e dico così. Quando dico dentro e fuori significa proprio il tempo esattamente che impiegherà questa frittura. Devono solo diventare un po' croccanti, anche se già lo sono, perché sono cotti molto al dente. Anche questi sono pronti. Li accolgo. Cerco di non romperli, ecco, perché vado molto delicatamente. Quando l'olio va alla giusta temperatura, la cottura è sempre più uniforme. Ecco perché i primi teoricamente non sono mai validi proprio, ma questi qua, gli ultimi ad esempio, sono perfetti quasi. Anche questi dovete portare a doratura. Ecco i nostri lumaconi belli asciugati e pronti. Oh, chiaramente proprio qui dentro, in questa parte forata, verrà messa la crema. Chiamiamola besciamella, chiamiamola crema. Chiamatela come volete. Insomma, che è la cosa buona che abbiamo preparato. Prendete una teglia, mettete sul fondo quel po' di pan grattato misto a paprika che è rimasta insieme a un paio di cucchiai d'olio e qui dentro metteremo ora i nostri lumaconi farciti. Iniziamo col farcire il primo lumacone, ecco vedete proprio la crema che ormai si è anche addensata un po', va perfettamente qua dentro come un gelato. Gelato al lumacone, bella, ingasatela ben bene e cominciamo a metterlo nella nostra teglia. Ecco, la nostra farcitura è preparata e io faccio così, per essere sicuro metto come tappo o come indicatore di gratinatura un pezzettino di provolone dolce, qua l'ho inserito qua dentro. E qui, ecco, quando questo sarà colato, i nostri lumaconi saranno pronti. Quindi questi in forno a gratinare. Ora vi dico il tempo. A gratinare in forno. Ci vediamo tra poco. Ed eccolo impiattato, zoomata. Ui, mi state aspettando, Aspettate un momento. A tra poco per l'assaggio. Spettacolo. A me non mi piace mangiarli proprio appena usciti dal forno, anche se sono proprio filanti, no, io aspetto un po' che diventano tiepidi perché, ecco qua, a me mi piace mangiarli, ma a forchetta vuol dire no grazie. Allora, guardate, il modo migliore, questo è un finger food fondamentalmente, è questo, si acchiappa e si piglia tutta la parte che contiene il formaggio morbido.
una parola: consolazione. Sapete quale vorrei anche chiamare questa ricetta? I bombe Maradona. Sono delle bombe proteiche, mamma mia. Però, secondo me, 2-3 al massimo sono più che sufficienti. Sono croccanti fuori, ma dentro rimangono abbastanza tenere, nel senso che sono masticabili. Ecco, non sono proprio toste e nipoti di mangiare. Aiuto. Un piatto strepitoso. Ma poi quello che mi piace, vedete questa parte qua, il tappeto fatto col provolone che fonde ancora, l'interno, sentite, è croccante, poi fate così, esce tutto questo ben di Dio. Che meraviglia. Finger food. Speciale. Cioè devi sporcare con le mani, eh. Però non fa niente. Le bombe di Maradona. Vicino un grande merlotto oggi, un pochettino più morbido del Cabernet, ma che assorbe molto bene il gusto dei formaggi. Tenete conto che anche c'è il pecorino, c'è anche il parmigiano, il provolone, quindi hanno una bella sapidità, eh? Ci vuole un vino che abbia personalità e carattere. E ora proprio, ecco qua, puliamo questa dritta, usare la forchetta. Tanino croccante. Una nota, la paprika e il peperoncino lo sentite solo alla fine, perché la parte interna è chiaramente, c'è la prevalenza dei formaggi, no? Sul gusto esterno invece, visto che abbiamo fatto quella panatura simpatica, è rimasta la paprika e anche il peperoncino. E allora ecco che questo gusto leggermente piccante, ma per niente invadente, ammorbidisce, diciamo, di sapori anche i formaggi. Piatto sontuoso, i bombi maradoni, magnata villa. Alla salute e alla faccia di chi ci vuole male, questo sempre, ok? Ciao, Ayu, alla prossima. Consolazione.